Eccoci qua, Chuck si gira, benvenuti ragazzi in questa ennesima live del giovedì sera qui su Facebook, sulla pagina fan Guida Fitness Vincente e anche sul gruppo Facebook Exclusive, Guida Fitness Vincente Exclusive, solo per pochi eletti. E come ogni altra live di giovedì sera andrò a trattare nel profondo, nel dettaglio, nello specifico, a livello scientifico, un altro argomento veramente molto molto importante legato stavolta alle proteine. Andremo a sfatare un sacco di falsi miti che purtroppo sono ancora, e per l'ennesima volta in questa industria del fitness, duri a morire, ma cercheremo di fare un po' il possibile. Intanto condividete la live così che anche altri possono vederla. Mettete un like, mi raccomando, lasciate un commento. E... ok, perfetto. Quindi ragazzi, oltre andiamo quindi ad affrontare quelli che sono i principali falsi miti presenti in questa industria del fitness legati appunto alle proteine. Uno che veramente genera molta confusione, di cui nessuno parla in modo chiaro, è il fatto che tantissime persone, anche tra di voi magari, credono che, ecco, quante proteine assumere per pasto? Tantissime persone dicono, no, non si assumono più di 30 grammi di proteine, appunto perché se tu me ne mangi in un singolo pasto più di 30 grammi di proteine, il resto sprechi, scorie, va nel grasso oppure lo elimini come scarto. Perché il massimo che il corpo gestisce è a pasto 30 grammi di proteine. Diciamo che non è proprio così. Questa è una visione abbastanza molto limitata di quella che è una più ampia visione, ovviamente, perché di base c'è qualcosa di vero in questa definizione, ma non neanche così tanto. Nel senso che da cosa deriva questo classico 30 grammi di proteine per pasto? Deriva da ricerche scientifiche, sì, ma lette solo in modo prettamente parziale. Perché ti dico questo? Perché ragazzi, è vero che per singolo pasto, in quel momento in cui noi andiamo a mangiare, noi è vero che assimiliamo 30-40 grammi di proteine che vanno a ottimizzare la sintesi proteica, ma non vuol dire che il resto, se noi mangiamo in un pasto 80 grammi di proteine, non è che noi di quegli 80, 30 li assumiamo e 50 li buttiamo via come scorie, eliminiamo o come grasso, come deposito. È vero che in quel pasto lì, per ottimizzare la sintesi proteica, magari anche post-workout, si va appunto a ottimizzare la sintesi proteica, ma non vuol dire che il resto viene messo come scorie, anzi, sarà sempre disponibile, appunto perché le proteine oltre quei 30 grammi sono comunque in circolo sanguigno in attesa di essere captate per essere poi utilizzate in una successiva sintesi proteica di quelle che sono le proteine che noi in quel momento lì magari richiediamo. Quindi non vanno sprecate, ci mancherebbe altro, anche perché ovviamente se noi facessimo così e facessimo magari due pasti al giorno da esempio 80 grammi di proteine per pasto in due singoli pasti, vuol dire che noi ne assumeremo in un giorno 30-30-60, di base nel medio termine moriremmo, mancherebbero le fonti principali di proteine che sostengono lo scopo e ci tengono in vita, appunto perché il macronutriente della proteina è veramente indispensabile. E se facciamo due pasti al giorno con 30-30 assunte, teoricamente parlando, saremmo già stramazzati a terra. Ma questo non avviene. Perché? Perché l'eccesso, non è eccesso, però comunque oltre i 30 grammi di proteine in un singolo pasto non sono persi, ma restano in circolo per essere poi riassunti, riutilizzati, ricaptati dal circolo sanguigno per sintetizzare altre proteine essenziali, che siano muscolari, di organi interni o anche altre cose. Quindi ragazzi, togliamoci dalla testa il fatto, no, devo fare più pasti al giorno, devo farne 6, perché se no, se io supero per pasto 30 grammi di proteine, vuol dire che il resto le perdo e quindi non le assimilo. Non funziona così, quindi ragazzi non preoccupatevi se fate 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasti al giorno perché pensate che devo suddividere le proteine, è uguale farne 2 come farne 6, è indifferente, le proteine non vanno perse per pasto oltre 30 grammi, andate tranquilli, non è quello, saranno tutte assimilate a tempo debito, non importa quante proteine vai a assimilare per pasto, quante ne assumi per pasto, non importa quanti pasti fai, non importa come le suddividi, cena, solo pranzo, solo colazione, è indifferente. Importante è nell'arco intero, ecco ragazzi, visione d'insieme nella giornata, quante proteine tu assumi nel singolo giorno. Importantissimo, non tanto per pasto ma nel singolo giorno. Per oggi è quanto, live come sempre molto densa di valore legata appunto stavolta alle proteine, come gestirle tutto. Quindi mi raccomando, iscrivetevi, lasciate un like, attivate la campanella per le notifiche e sarete sempre aggiornati su qualunque video che uscirà da oggi.
in avanti. Vi lascio come sempre in descrizione qui a questo post qua e anche sotto la descrizione di YouTube, come sempre, i link dedicati appunto al candidatura coaching per un percorso di coaching di trasformazione fisica con me a stretto contatto, e anche il link per quanto riguarda prenotare appunto una consulenza strategica telefonica gratuita con uno dei nostri coach di Guida Fitness Vincente. Quindi link in descrizione sia su Facebook sia su YouTube. Candidatevi e se sarete idonei sarete contattati dal nostro collaboratore, dal nostro coach, sia per consulenza sia per un percorso di coaching con me a stretto contatto. Questo è quanto ragazzi, questo è quanto. Noi ci vediamo al prossimo video, alla prossima live anche su YouTube, mi raccomando. Buona serata e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.